E ben trovati. E con questo breve video vediamo come un docente all'interno di Moodle può inserire una risorsa, in particolare una risorsa tipo file, cioè mettere a disposizione degli studenti un file PDF, una presentazione PowerPoint oppure qualsiasi altro file esistente. Bene, i docenti, una volta entrati con le credenziali appunto di docente, trovano normalmente, questo dipende un pochino dai template installati, però diciamo quasi sempre, c'è è attivo in alto a destra un pulsante chiamato Attiva modifica. Cliccando su questo pulsante, la schermata del corso cambia d'aspetto. In particolare, tutte le risorse o tutti i link o tutte le attività esistenti hanno una serie di pulsanti per permettere modifiche di qualsiasi genere, e normalmente ogni blocco ha pure un link per aggiungere un'attività o una risorsa. Allora, noi adesso inseriremo un file PDF nel modulo test e moduli aggiuntivi. Per farlo, clicchiamo sul link Aggiungi un'attività o una risorsa. Nella finestra che ci appare, sotto la voce risorse, tra le varie opzioni possibili, c'è l'opzione file. Mettiamo il segno di spunta su file. Abbiamo nella parte destra della finestra una descrizione di quello che è possibile fare, una spiegazione molto chiara. Clicchiamo su Aggiungi e ci apparirà una schermata che ci permetterà di caricare la risorsa e di impostare tutta una serie di parametri. Allora, in particolare tutto quello che troveremo con il segno, con un nome e un asterisco sono campi obbligatori. Allora, vediamoli, rapidamente, se non altro i principali. Il campo nome è il nome che noi diamo a questa risorsa, che può essere un nome differente da quello del file. Nel nostro caso scriviamo legge regionale numero 1 del 2004. C'è un campo descrizione, anche questo obbligatorio, e possiamo scrivere nel nostro caso file PDF con la legge regionale dell'Umbria numero 1 del 2004. Bene, a questo punto abbiamo anche un segno di spunta che ci richiede se vogliamo visualizzare questa descrizione nella home page del corso oppure no. Questo dipende da quello che dobbiamo fare. È chiaro che se abbiamo molte risorse, visualizzare la descrizione di tutte le risorse popola forse in maniera eccessiva la home page, per cui nel nostro caso decidiamo di non fare questo. Arriviamo poi alla sezione contenuto, che è la sezione più importante. Qui possiamo caricare il file. Come si può fare per caricare il file? Questa è una novità della versione 2 di Moodle. Nelle versioni precedenti il caricamento dei file si poteva fare in un unico modo, che per alcuni versi è anche un pochino più complicato, perché dalla versione 2 in poi è possibile caricare il file con un semplice drag and drop. In particolare, io ho questo file PDF già disponibile nella mia scrivania. Basta che clicco e lo trascino all'interno di questa finestra. E con il tempo necessario per effettuare il download, eccolo, è stato già fatto, il file viene caricato. Questo probabilmente è il modo più semplice, ma non è sempre funzionante, diciamo così. L'altra alternativa è quello di cliccare sul pulsante Aggiungi. Nella finestra che appare, che deve essere selezionato File Upload, possiamo scegliere il file, andarlo a selezionare e caricarlo. Per caricarlo, una volta selezionato, dobbiamo cliccare sul pulsante Carica questo file. L'effetto è lo stesso della situazione precedente. Adesso annullo per evitare di caricare lo stesso file 2 volte. Bene, con contenuto abbiamo caricato il file. Adesso abbiamo tutta una serie di opzioni aggiuntive. Allora, tutte queste opzioni aggiuntive, come in realtà per quasi tutte le funzioni di Moodle, hanno come sempre una guida contestuale che per la stragrande maggioranza è tradotta in italiano. Per esempio, la visualizzazione. Possiamo scegliere di fare una visualizzazione automatica, di forzare il download oppure di aprire un'altra finestra. Ci sono tutta una serie di opzioni in un pop-up. In ogni caso, cliccando sul punto interrogativo, apparirà una guida che ci spiegherà in modo molto chiaro e dettagliato le cose che è possibile fare. Vediamo in ogni caso rapidamente tutte le opzioni possibili. Possiamo visualizzare la dimensione del file, possiamo visualizzare il tipo di file, che nel nostro caso è un PDF. Nel caso di una finestra pop-up possiamo stabilire le dimensioni. Possiamo visualizzare il nome della risorsa, la descrizione della risorsa e applicare dei filtri. Tralasciamo le impostazioni comuni che normalmente non sono molto importanti. Veniamo all'ultima sezione, che è il completamento dell'attività. Quello che diciamo adesso vale per la maggior parte delle attività o risorse che si inseriscono in Moodle dalla versione 2 in poi, che è quello del completamento dell'attività. Noi abbiamo a disposizione 3 opzioni. Possiamo non tracciare l'attività, possiamo
Possiamo permettere il tracciamento manuale agli studenti, quindi poi metteranno il segno di spunta sull'attività se l'hanno svolta o no, oppure possiamo fare una sorta di tracciamento automatico in base a delle condizioni. Ecco, le condizioni che andiamo a trovare qui sono variabili a secondo delle attività o della risorsa che stiamo inserendo. Nel nostro caso, quando c'è un file, possiamo esclusivamente mettere che lo studente, una volta visualizzata l'attività, il sistema la considera completata e possiamo anche prevedere un completamento atteso entro una certa data nel caso in cui abbiamo un corso con delle scadenze ben precise. Adesso lasciamo l'opzione della manualità e procediamo. A questo punto abbiamo visto rapidamente tutte le funzioni principali, salviamo e torniamo al corso. A questo punto ritorneremo alla pagina precedente, dove vediamo che nel modulo test e moduli aggiuntivi è stata aggiunta un link ulteriore che è la legge. Tra parentesi, vedete, questo tema attualmente in uso prevede un'icona che è la classica icona dei PDF di Adobe Reader. Terminiamo la modifica e questo sarà quello che il nostro studente vedrà, ma troverà un ulteriore modulo che si chiama legge regionale numero 1 del 2004. Se lo studente cliccherà sopra questo link, adesso con un attimo di pazienza, ecco qui, comparirà il nostro file PDF. Questa visualizzazione in realtà, ripeto, dipende dai plugin installati nel computer. Questa è probabilmente una delle condizioni migliori. Il file PDF viene caricato all'interno di una finestra del Moodle, abbiamo a disposizione un pulsante per poterlo salvare, per poterlo stampare, per ingrandire o ridurre e addirittura per aprirlo in Adobe Reader. Ecco qui, questa è una presentazione, di fatto non è proprio la legge vera e propria, con una serie di slide, di diapositive che possono essere, diciamo così, visualizzate in sequenza. Bene, cliccando poi dopo sul corso prova, ritorniamo all'home page del nostro corso. Grazie per l'attenzione e alla prossima occasione.